Cari ticinesi, buongiorno a tutti. Vi diamo il benvenuto a questa conferenza stampa in diretta streaming, organizzata dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, per presentare i risultati dei sondaggi annuali sui progetti dei giovani e delle giovani alla fine della scuola media e alla conclusione della formazione professionale di base. Saluto i nostri relatori, Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato e direttrice del DEX, Oscar Gonzalez, aggiunto al direttore della Divisione della Formazione Professionale, Massimo Genasci Bornia, capo dell'Ufficio dell'Orientamento Scolastico Professionale, Angela Cattaneo, ricercatrice e collaboratrice dell'Ufficio della Formazione Continua e dell'Innovazione. Vi ringrazio per esservi collegati e passo la parola alla consigliera di Stato, Marina Carobbio Guscetti. Buongiorno, vi ringrazio di essere venuti a questa conferenza stampa. Libere scelte a prescindere dalle condizioni di partenza, senza pregiudizi e contro gli stereotipi di genere. Questo è l'obiettivo della scuola ticinese che si è data da anni e che resta sempre attuale per tutte le allieve e tutti gli allievi che terminano la scuola dell'obbligo, come per tutte e tutti coloro che conseguono un attestato federale di capacità dopo la scuola professionale. Una scuola inclusiva che ci piace sostenere, e inclusiva non significa appiattimento, ma al contrario valorizzazione delle singole specificità in un contesto capace di offrire a tutti le medesime opportunità secondo le proprie attitudini, capacità e preferenze. Oggi parleremo di scelte professionali e di sbocchi per i giovani, in base appunto alle loro capacità, alle loro preferenze e a quanto offre anche la formazione professionale, rispettivamente il post obbligo. Compito della scuola professionale in particolare è anche formare e orientare i giovani verso scelte capaci di soddisfare le loro esigenze e aspettative, meglio se sono in sintonia con l'evoluzione della società. Ma essere in sintonia con l'evoluzione della società non significa intendere la formazione in funzione del mondo economico, ma al contrario capire come cambia la realtà per offrire alle giovani e giovani la possibilità di agire per migliorarla come attrici e attori nella società e nel processo di trasformazione democratica di questa società. E quando parlo di trasformazione penso all'evoluzione demografica, alla parità di genere, ma anche alla possibilità di individuare nuovi sbocchi professionali in relazione ai cambiamenti in atto, penso per esempio alla transizione ecologica, all'economia circolare e alle nuove tecnologie. Oggi più di ieri, di fronte alle grandi sfide e trasformazioni di cui vi parlavo prima, è quindi importante rinnovare e rafforzare la collaborazione fra tutti i protagonisti del mondo formativo. Il mondo scolastico, la scuola, deve saper dialogare con tutti i partner della formazione professionale, nessuno escluso. Molto si è fatto e molto c'è ancora da fare per far crescere la formazione duale e l'apprendistato. Ricordo alcuni passi decisivi degli ultimi anni, per esempio il progetto Più Duale Plus, che ha previsto delle misure per aumentare il numero di posti di apprendistato e coordinare anche le varie offerte formative, contribuendo a uno sviluppo coerente e sostenibile della formazione duale in Ticino. Oppure il progetto Obiettivo 95, dopo che è stata introdotta la base legale per l'obbligo formativo fino a 18 anni, sono state poi poste così le basi per il rilevamento, l'aggancio e l'accompagnamento verso progetti formativi dei giovani senza qualificazione. Un altro aspetto importante è quello della promozione e l'ampliamento delle formazioni professionali biennali, che rappresentano un valore aggiunto all'intero sistema e speriamo che ci siano anche delle opportunità offerte dalle aziende proprio per queste formazioni biennali in più rispetto a quello che già viene offerto oggi. Oppure anche il finanziamento di programmi per i gruppi a rischio come il progetto LIFT o un progetto di Proioventute di sostegno dopo per il recupero della licenza di scuola media. E poi ancora il progetto Mille Strade, che ci ha permesso di aggiornare ed estendere la promozione della formazione professionale, che era già stata sviluppata con Expo Professioni, su tutto il territorio cantonale e per un anno intero. Oggi ci vogliono quindi ulteriori passi, sia a livello qualitativo che quantitativo,
per affrontare delle sfide così complesse come quelle legate alla formazione del post obbligo, quindi alla possibilità in questo ambito di avere un posto di apprendistato e di, come dicevo prima, poter fare delle scelte secondo le proprie attitudini e secondo le proprie capacità. Oggi vi presenteremo, oltre che a degli studi che parlano delle prospettive e dei progetti anche dei giovani e delle possibilità che sono offerti ai giovani, i dati della campagna di collocamento che mostrano sì una tendenza positiva, lo vedremo dopo, ma che servono anche da un lato a ringraziare quelle aziende che si sono messe a disposizione per offrire dei posti di apprendistato, per l'altro, dall'altra parte, per ricordare ad altre aziende l'importanza di offrire dei posti di apprendistato e l'importanza della formazione duale per il nostro sistema scolastico in modo da raggiungere gli obiettivi di collocamento e soprattutto offrire una possibilità di formazione a molti giovani e anche alle loro accompagnare le loro famiglie. In questo senso, ai giovani e alle loro famiglie, il mio invito è anche quello di considerare nelle loro scelte future la possibilità di seguire una formazione professionale che offre sbocchi professionali e formativi ulteriori sicuramente interessanti, questo dopo per esempio l'apprendistato. E questo si può fare grazie anche a tutti i servizi che vengono offerti dal nostro Dipartimento e dalla Divisione Formazione Professionale, di cui parleranno le persone presenti. Alla fine lasciatemi anche ringraziare in questa occasione tutte le aziende formatrici, le organizzazioni del mondo del lavoro, gli enti locali e anche i servizi del Dipartimento della Divisione Formazione Professionale che stanno collaborando e stanno lavorando attivamente per consolidare e conseguire nuovi risultati nel settore della formazione professionale e dell'apprendistato, valorizzando appunto questi percorsi. Il mio auspicio è che tutte le giovani possano realizzare i propri sogni. Grazie. Grazie consigliera, buongiorno a tutti anche a nome dell'Ufficio dell'Orientamento Scolastico e Professionale. Io colgo l'occasione, sono stati presentati appunto, elencati quelli che sono i servizi che si occupano del sostegno dei giovani nella realizzazione di una scelta consapevole e quindi ne approfitto per presentare quello che è il lavoro che viene svolto da tutti gli orientatori e tutte le orientatrici che sono attivi nelle sedi di scuola media. Farò molto brevemente in maniera molto schematica, ma giusto per dare l'idea di quello che è proprio l'accompagnamento che viene offerto. Si parte sempre da una fase iniziale di analisi della domanda, che in sostanza consiste nel fare un po' il punto della situazione, dove siamo, dov'è l'allievo, è consapevole della sua scelta, ha già fatto delle cose e non è ancora consapevole neanche del fatto che magari deve fare una scelta, e allora da lì parte tutto un lavoro di sensibilizzazione e di accompagnamento. C'è una fase di esplorazione che ha due lati, abbiamo il lato dell'esplorazione dei propri interessi, delle proprie competenze, della propria volontà, dei propri desideri, delle proprie ambizioni, si lavora sul concetto di senso, ma quale significato avrebbe per te fare questo piuttosto che quest'altro, e chiaramente sulle opportunità formative, quindi ma cosa ha il mondo da offrire a me allievo dopo la scuola media, quali sono le particolarità e le peculiarità, come mi ci vedo io in determinati percorsi piuttosto che altri. E qua è anche molto importante, ma sarà spiegato maggiormente dopo, anche il ruolo di Mille Strade, che ha offerto veramente moltissime opportunità di scoperta ai giovani che si affacciavano proprio a una riflessione su che cosa sono le opportunità formative. Assieme si formulano poi dei possibili progetti che vengono poi elaborati, affinati, magari anche scartati perché non reggono il confronto con la realtà, un confronto magari attraverso uno stage per esempio, oppure vengono assolutamente confermati e si passa poi quindi alla decisione, quindi decido un mio progetto principale affiancato da alcune alternative che devono essere però almeno quasi altrettanto valide rispetto al piano A. E qui l'orientatore rafforza la volontà ma soprattutto anche l'autonomia di agire in questa decisione, perché il compito è un po' quello anche di insegnare ai giovani e accompagnare le famiglie nel fare una scelta che sia il più possibile consapevole, stimolante, ma anche realizzabile, che è l'ultimo punto, e quindi stimolare il passaggio all'azione. Cosa devo fare? Quali strategie mettere in atto? Ed ecco che anche qui l'orientatore accompagna il giovane fino alla realizzazione della sua scelta, tant'è che in questo periodo siamo ancora attivi con le consulenze per i giovani che hanno terminato la scuola media. Chiaramente in questo discorso non c'è solo l'orientamento, ma ci sono chiaramente le famiglie come partner molto importante, lo vedremo ancora dopo, i docenti di classe, differenziazione curricolare, docenti di sostegno,
tutta una serie di attività collettive, di eventi che si fanno in collaborazione con la scuola, chiaramente la divisione della formazione professionale, il mondo del lavoro che è già stato ringraziato ma che ringrazio nuovamente, e poi tutta una serie di altre figure che ruotano attorno ai giovani. Qualche cifra interessante che ci tengo veramente a condividere quest'anno: il totale delle consulenze svolte con allievi di terza e quarta media, siamo a 6.326 consulenze, un numero che già supera di 200 unità il numero presentato l'anno scorso di fine agosto, quindi un numero che è destinato a crescere ulteriormente. Di queste 6.326, 741 sono state fornite ad allievi di terza, mentre 5.585 ad allievi di quarta media. È chiaro che, siccome l'allievo di quarta media è in procinto di decidere, in procinto di finire la scuola, hanno una priorità. I genitori, figura molto importante, hanno partecipato nella misura del 35-33% all'insieme di queste consulenze. È un numero che però nasconde una parte di contatti invece che avvengono magari tramite email e tramite telefonata. Ne approfitto per ricordare ai genitori che noi ci siamo e che è importante collaborare nella costruzione dei progetti. Qualche dato invece definitivo, perché la scuola è terminata, sono stati gli incontri con le classi in terza e in quarta, sono stati forniti più di 600 incontri con le classi nel corso dell'anno. Durante questi incontri l'orientatore di sede, l'orientatrice di sede, incontra le singole classi e presenta loro il sistema formativo svizzero, fa un lavoro di sensibilizzazione alla scelta, consegna loro del materiale, per esempio la nostra pubblicazione della guida Scuola Medie Poi, con tutta una serie di informazioni, le peculiarità e la permeabilità del sistema formativo svizzero. Sono state inoltre proposte più di 60, in realtà quasi 70, serate dedicate ai genitori, dove si presentano appunto questi temi, dove si lavora sulle varie possibilità che il sistema formativo svizzero ha ad offrire, quindi si parla di formazione professionale, dei suoi sbocchi, medio superiore, eccetera. E qui abbiamo raggiunto più di 4.000 genitori grazie a queste serate. Quindi sono dei numeri sicuramente molto importanti che sottolineano l'importanza del coinvolgimento dei genitori in questo processo di scelta. Anche qui c'è ancora molto da fare, ma in collaborazione con la DFP stiamo lavorando per raggiungere ancora maggiormente di più quelli che sono i genitori. Altro dato che ci tenevo a condividere è il numero degli stage svolti, e qui ringrazio in particolare le aziende di nuovo e le famiglie che si adoperano, ma anche gli orientatori e le orientatrici di sede, ma così come i docenti, in particolare quelli di sostegno e differenziazione, che aiutano i giovani a svolgere questi momenti di attività. Questi 2.792 stage, di nuovo è un dato che in realtà dovrebbe crescere ancora un pochino nel corso dell'estate per gli ultimi stage prima del collocamento, però si va ad aggiungere allo stage obbligatorio di terza che coinvolge tutti gli allievi di terza. Quindi parliamo di quasi 6.000 stage ogni anno in Canton Ticino, che è un numero molto importante ma un dato fondamentale, perché lo stage permette veramente, in particolare per la formazione professionale, di farsi un'idea concreta e di mettersi alla prova e di mettere alla prova la propria scelta. Sondaggio, questo sondaggio risale ai dati raccolti nel corso del mese di maggio ed è un dato che si modificherà nel corso dell'estate, perché le scelte diventano definitive ma ci sono ancora dei cambiamenti estivi, però dà delle indicazioni. I dati poi definitivi saranno presentati a novembre. Abbiamo un 44% degli allievi che sceglie di andare verso il medio superiore, quindi il liceo o la scuola cantonale di commercio, un 3% che opta per una scuola specializzata. E qui abbiamo la maturità specializzata offerta dalla Scuola per le Professioni Sanitarie e Sociali e la Scuola Cantonale d'Arte, un 21% che va verso le scuole professionali a tempo pieno, quindi si impara un mestiere ma in una scuola professionale, l'apprendistato duale, quindi azienda e scuola, scelto dal 28%, corsi di preparazione alla formazione professionale, penso in particolare al tirocinio d'orientamento. Altre scelte possono essere, per esempio, rientro in patria, scuola privata all'estero, decimo anno in Svizzera interna, e l'1% verso la ripetizione. Forse è interessante notare che sommando la scelta legata al mondo professionale, quindi il 21%, il 28% e l'1%, arriviamo a un 50%, ovvero c'è la metà dei giovani che sceglie come prima scelta comunque il mondo del professionale. Questo trovo sia un dato molto importante da ribadire, di nuovo. Vedremo poi alla fine della campagna di collocamento quanto questo dato si discosterà. Ci tenevo a lasciarvi con, anzi no, un aspetto magari importante da sottolineare, visto che se ne è parlato prima sull'apprendistato duale, è che se nelle altre scelte c'è una ripartizione piuttosto equa riguardo al genere,
Nell'apprendistato duale c'è una disparità, abbiamo il 66% di ragazzi e il 34% invece di ragazze. Questo sottolinea l'importanza di tutto quel lavoro che viene fatto da diverse associazioni, ma per esempio per citarne una, Nuovo Futuro, che lavorano per riuscire a un po' scardinare queste credenze che poco riscontro trovano nella realtà, dove ci sono dei lavori piuttosto maschili o piuttosto femminili. Quindi è molto importante continuare in questa direzione perché evidentemente c'è ancora molto da fare in questo senso. Concludo con alcuni consigli, in particolare mi rivolgo ai genitori che in questo momento e gli allievi hanno magari ricevuto un no per l'ammissione a una scuola, piuttosto che stanno ancora cercando un posto d'apprendistato. Il primo consiglio che mi sento di dare è proprio quello di rivolgersi all'orientatore di sede che ha seguito già l'allievo durante il corso della scuola media, di restare attenti all'opportunità. Sul sito orientamento.ch abbiamo ancora numerosi posti. È chiaro che c'è un certo intervallo, magari ci sono dei posti che sono pubblicati ma che sono già stati assegnati a qualcuno. Perseverate, non demordete, passate al prossimo, ma ci sono ancora delle opportunità concrete sul sito. Quindi consultate i portali, in particolare orientamento.ch, ma anche la Bizzap. Perseverate, la possibilità c'è, di nuovo, fatevi aiutare, potete rivolgervi agli orientatori e orientatrici di sede che conoscono già i vostri figli e la situazione. Anche perché attraverso loro e solo attraverso di loro, per gli allievi di scuola media, si possono attivare una serie di soluzioni transitorie, nello specifico il pretirocinio d'orientamento, il corso di pretirocinio d'orientamento di Gordolo Bioggio, iscrizione da fare per il tramite dell'orientatore o dell'orientatrice di sede, così come il gruppo di accompagnamento di collocamento a tirocinio, anche questo l'iscrizione da fare per il tramite dell'orientatore o dell'orientatrice di sede. Poi ci sono anche delle esperienze linguistiche, quindi tutta un'altra serie di soluzioni che si possono trovare. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Oscar Gonzalez. Ha dato prima i dati di ragazze e ragazzi relativi all'apprendistato duale. Mm-hmm. Può ripetere semplicemente? 66-34. 66 di ragazzi? Sì. Bene, beh, grazie Massimo, grazie soprattutto per tutta l'attività che svolge l'orientamento scolastico e professionale. Buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Massimo ha presentato i dati dei giovani e delle giovani in uscita dalla scuola media. Io mi occuperò di aggiornarvi su quelli che sono i dati dei giovani e delle giovani in entrata in formazione professionale, in particolare nel duale. Prima però di entrare nel merito delle cifre o dell'aggiornamento della campagna di collocamento, una piccola parentesi per contestualizzare i dati per una migliore lettura anche rispetto a quelli che sono state poi le cifre dei giovani che escono dalla scuola media. In formazione professionale, normalmente, questi sono dati mediamente finali della fine della campagna, quindi a fine ottobre, noi registriamo 3.600 nuove entrate. E di questi una parte, circa 1.400, sono giovani in uscita dalla scuola media, che per noi rappresenta il 40% delle entrate rispetto agli altri 2.200 che sono giovani che arrivano da altre esperienze. Questi circa 1.400 dovrebbe corrispondere, adesso chiaramente è semplicemente per farvi capire, il 50% dei giovani di cui annunciava Massimo in precedenza che opta oggi per una formazione professionale corrisponde circa alla metà della corte di quarta media, che sono normalmente sui 3.000 giovani, quindi 1.500, quindi siamo sempre su quelle cifre lì. Detto questo, dei 3.600 che entrano, una parte sceglie la formazione duale, quella azienda scuola, che sono, immagino sappiate, abitualmente registriamo a fine campagna circa 2.500 nuovi contratti, gli altri 1.100 circa sono nelle scuole a tempo pieno. Per scuole a tempo pieno parliamo per esempio scuole medie di commercio, le arti mestieri o le scuole specializzate di cui accennava prima Massimo. Di quei 2.500 una parte, sono quei 750 circa, arriva dalla scuola media, che è quel 28% di cui indicava prima Massimo. Per arrivare a quei 2.500 nel duale, e qui adesso mi focalizzo su quello che è l'aggiornamento poi della campagna di collocamento, abbiamo bisogno di circa 2.800-2.900 posti di tirocinio. Questo perché abbiamo bisogno di un'eccedenza di posti per favorire la scelta e quindi
un equilibrio tra domanda e offerta che sia il più efficiente possibile. Questo per limitare poi le seconde scelte, per eludere quelli che possono essere dei riorientamenti in futuro. Quindi avere più possibilità di scelta ottimizza quello che è il collocamento dei giovani, quindi giovani motivati nel posto che desiderano evidentemente. Aggiornamento della campagna. Ad oggi abbiamo registrato 1055 nuovi contratti di tirocinio, quindi formazione azienda scuola. Un dato che è, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del 16% superiore, quindi un dato positivo. Parliamo di 146 contratti in più rispetto allo scorso anno, positivo ancorché provvisorio evidentemente. Parallelamente abbiamo sul sito orientamento.ch, laddove le aziende formatrici pubblicano i posti di tirocinio, ancora circa 600 posti disponibili, altri 400 circa sono già in fase di contrattazione. Sono dati evidentemente dinamici, sia quelli della campagna che quelli dei posti di apprendistato, quindi verranno comunque alimentati ancora da aziende che si metteranno in gioco offrendo nuovi posti di tirocinio. Rispetto a quei 1055, quindi quell'aumento, possiamo dire che è un aumento generalizzato un po' su tutte le professioni o su tutti gli ambiti professionali. Se iniziamo a ventilarlo per le professioni, evidentemente i numeri diventano in termini assoluti anche molto piccoli. Abbiamo un ventaglio di professioni molto ampio in Ticino, parliamo di circa 120-150 professioni che si possono apprendere, quindi capite che 146 contratti in più equivale in media a 1, qualcosa contratto in più per professione. In realtà non è così, ci sono concentrazioni rispetto a alcuni ambiti professionali rispetto ad altri, però complessivamente siamo in una fase in cui registriamo un aumento. Quindi un dato sicuramente ad oggi positivo, un aumento che viene registrato già da qualche settimana, abbiamo già anche anticipato qualche settimana fa che c'era questo aumento e quindi rimane un po' in linea. Tuttavia la campagna è ancora lunga, se l'obiettivo è arrivare ai circa 2500 contratti, siamo meno della metà, quindi non è il momento evidentemente per cedere o sederci, ma anzi è il momento in cui dobbiamo rinforzare le nostre attività. Io ricordo che, come abbiamo detto prima Massimo, c'è sempre attivo l'orientamento scolastico professionale, abbiamo sempre attiva la città dei mestieri per la Svizzera italiana, non solo per giovani famiglie ma anche per aziende nuove che si vogliono affacciare al mondo della formazione professionale, alle prime armi e che vogliono offrire posti di apprendistato. È sempre attivo il numero verde della città dei mestieri, il 0800 606 607, quindi le aziende interessate possono contattare la città dei mestieri, un operatore potrà guidarli in questo straordinario mondo. Inoltre, da lunedì 17 luglio e fino all'11 di agosto, i giovani residenti nati tra il 2004 e il 2007 potranno anche annunciarsi al servizio che attiviamo abitualmente in questo periodo, che è il gruppo operativo collocamento a tirocinio, il GOCT, che è un gruppo coordinato dalla divisione della formazione professionale in cui lavorano ispettori del tirocinio, orientatori e orientatrici scolastici, l'ITS, l'Istituto della Transizione e Sostegno, il GO95 e la Città dei Mestieri, che daranno supporto a questi giovani per trovare un collocamento. Per i giovani che escono dalla scuola media, come ha già sottolineato Massimo Genasci, per accedere a questo gruppo, per poter annunciarsi a questo gruppo, devono semplicemente rimanere agganciati agli orientatori e alle orientatrici scolastici, perché saranno poi loro ad annunciarli. Per tutti gli altri devono scaricare il formulario, quindi inviare il formulario che si trova nel sito www.ti.ch/gocte, scaricare il formulario ed annunciarsi. Quindi da qui fino alla fine ottobre, che è il termine per l'iscrizione in un apprendistato, sarà un'attività molto intensa per far sì che queste cifre rimangano elevate, quindi che non si perda il passo che abbiamo intrapreso in questi mesi.
Detto ciò, non mi rimane che ringraziare tutte le collaboratrici e collaboratori della divisione della formazione professionale, quindi ispettrici, segretariati, scuole, così come tutti i collaboratori e collaboratrici del progetto Mille Strade, che è stato intenso in questa prima parte dell'anno e continuerà anche nella seconda parte. L'orientamento scolastico professionale, la città dei mestieri, così come i comuni, le aziende e le associazioni di categoria per il loro apporto importantissimo in termini di offerta di preziosissimi posti di apprendistato, così come di promozione della formazione professionale e contatto con le famiglie. Detto ciò, cedo la parola alla nostra brillantissima Angela Cattaneo, che dopo aver sentito cosa vogliono fare i giovani in uscita dalla scuola media, cosa sta succedendo all'interno della formazione professionale, ci dirà cosa vogliono fare i nostri giovani in uscita dalla formazione professionale. Grazie a tutti. Grazie Oscar. Effettivamente questo è un po' il mio compito, e entriamo in un'altra, comunque entriamo sempre in un'altra dinamica, perché quello che ho sentito da voi è proprio il fatto che comunque, che siano le famiglie forse anche molto presenti, ma poi in seguito i giovani stessi, anche alla fine della loro formazione, prima formazione professionale di base, questi stessi giovani hanno una forma di dinamicità, hanno effettivamente delle prospettive. Devo dire che qua il dato non ve l'ho messo, ma questa è un'inchiesta che la divisione della formazione professionale fa da ormai 17 anni. Ed è importante anche perché permette di avere anche una certa evoluzione di quelli che sono i desideri, la visione futura, futuro prossimo dei neoqualificati o futuri neoqualificati. Alla domanda, quest'anno hanno risposto più o meno un pochino più di 1100 giovani, che corrispondono approssimativamente al 50% dei giovani che si trovavano proprio in situazione di conclusione di una formazione professionale, che sia una FC o un CFP. Questi giovani sono rappresentativi dell'insieme. Quello che è interessante è che è stato chiesto loro se sono rimasti soddisfatti della loro formazione. E devo dire che il 90%, ovvero 9 su 10, hanno detto sì, da molto a abbastanza. E un'altra domanda, questa volta sarà probabilmente l'ultimo anno che la porremo, è se hanno sentito un momento durante il periodo di lockdown, se questo periodo, questo momento anche molto limitato, abbia però influenzato, a parer loro, la qualità stessa della loro formazione. E devo dire che ancora oggi un 35% si è espresso dicendo sì, io ho sentito comunque un effetto tutto sommato negativo. Questo anche a dimostrazione dell'importanza di cosa significa imparare non solo stando a scuola, ma anche imparare proprio sul posto di lavoro. Da 17 anni si pone sempre una domanda centrale: cosa prevedi dopo questa tua formazione di base? E rispetto all'anno scorso, le risposte direi che sono davvero costanti. Notiamo che un 42% ha detto io ho già un posto di lavoro. Premetto, l'inchiesta viene fatta tra maggio e giugno, e come è stato anche Oscar ha fatto notare, tutto in divenire. Questi sono veramente dei dati che sono in continua evoluzione. Un 30% si è espresso dicendo io continuerò gli studi, e come negli anni precedenti, 16% diceva io sto cercando in questo momento attivamente un posto di lavoro oppure non ho ancora iniziato a cercarlo. L'evoluzione,
Semplicemente quello che ho trovato interessante, ed è per questo che mi permetto di mostrarvi questo grafico nel tempo, è che c'è un elemento, direi, qua ho notato gli ultimi tre, avrei potuto metterlo gli ultimi quattro anni, un elemento fondamentale rispetto all'inizio, cioè al 2007, ed è stato un grande cambiamento nella formazione post, se volete, formazione di base, cioè il desiderio, la possibilità di continuare gli studi. Nel 2007 eravamo a quasi un 10%, ormai negli ultimi 4 anni siamo sempre tra il 30-32% dei giovani. Questo devo dire molto probabilmente anche grazie a una maggiore offerta, un ampliamento dell'offerta dei vari tipi di maturità professionale che aprono comunque il posto, se volete, il seguito. Per chi lavora ho trovato interessante un aspetto, qua vi parlo sempre, immaginate, siamo a maggio-giugno, più della metà di chi ha detto io lavoro aveva già un contratto di lavoro firmato. E questo è anche questo è un aspetto interessante, praticamente tutti dal proprio datore che li aveva formati, l'azienda che li ha formati, e un punto che sta anche questo ci fa ritornare almeno una situazione di 7-8 anni fa, è che più di 9 su 10 ha detto io lavorerò nella formazione che ho appreso. E anche questo è molto positivo, almeno dal mio osservatorio. E il fatto che più di 8 datori di lavoro su 10, parliamo dell'81,5%, ha deciso non solo li ha formati, ma li assume. E anche questo dà un senso del fatto che i datori di lavoro formano nell'ottica proprio di avere poi del personale qualificato e poterlo tenere. Per chi dice voglio continuare gli studi, vedete che quasi il 60% prevede di continuare gli studi in un grado terziario. Scuola, soprattutto è la scuola universitaria professionale, devo dire a stragrande maggioranza la SUPSI. Questo è anche vero, però alcuni usciranno dal cantone. C'è anche un 18% che continuerà in una scuola superiore specializzata, quindi anche se è un terziario, non universitario, è una specializzazione importantissima. Penso fosse solo al sociosanitario, agli infermieri, ad esempio, a tutti gli operatori di sala tecnica e quant'altro. C'è anche chi in questo 11% desidera seguire il corso passerella, ovvero questo anno di preparazione per degli esami poi che permetteranno di, in un certo senso, recuperare per alcune materie e avere l'equivalenza di una maturità di tipo liceale, quindi di accedere agli studi accademici. Quest'anno forse l'unica cosa è stato più giovani hanno espresso, ed è il 22%, il fatto di dire io so che continuerò gli studi, ma non ho ancora fatto la scelta definitiva. È come se esitassero tra, forse hanno fatto anche più domande, però in questo senso la scelta definitiva, pur continuando, non è ancora stata fatta. Mentre per chi sta cercando lavoro possiamo dire che i 2/3 attendono una risposta e un po' meno del 30% attende invece il colloquio. Quindi la risposta l'hanno avuta ma non hanno ancora il colloquio. Questi, ripeto, oggi probabilmente sono dati che cambieranno molto probabilmente. Per concludere, chi ha detto io non cerco lavoro, sorrido sempre perché hanno un principio di realtà questi giovani, dicono non dico la metà ma quasi non cerca perché prima aspetta i risultati degli esami finali. Sono probabilmente anche giovani che non sanno se proprio ce la faranno, ma è un principio. Altrimenti vedete che
non restano inattivi, fatta eccezione, e non è neanche una storia di restare inattivi, questo 12% che dice io quello che voglio è prendermi un attimo di pausa, altrimenti c'è progettualità, o fare la scuola recluta, oppure andare a informarsi, o fare altro, quindi c'è già chi desidera cambiare la professione, studiare una lingua, e questo è altrettanto importante. Il tema delle lingue per il nostro cantone è davvero un tema centrale. Questa è l'ultima diapositiva che vi mostrerò, è una domanda che è stata fatta a tutti, quindi a tutte queste 1100, questi 1100 giovani, e vedete che è interessante il fatto di dire che più di un quinto, il 22%, ha detto in attesa di realizzare il progetto, può essere iniziare la scuola, iniziare il mio lavoro, quant'altro, io seguirò un corso di lingue. Corso di lingue, devo essere sincera, tedesco e inglese. Il tedesco è proprio la lingua principale, la fa da padrone in questo senso, l'inglese è importante. E le altre, sono state poste altre due domande. Questo è vero che sono delle previsioni, dei desideri, però alla domanda, ma in un futuro, non si sa bene quando, ma vorresti svolgere un soggiorno linguistico? Il 54%, quindi più della metà di questi 1100, ha detto sì, questo mi piacerebbe farlo. Non è detto che lo faranno, però vi fa capire l'importanza che viene data comunque alle lingue, qua parlo le lingue seconde, e il 46% vorrebbe in un futuro poter svolgere uno stage, ma questa volta è uno stage professionale, perché sono diventati dei professionisti, in un altro cantone svizzero soprattutto, vedete che è il 64% che si è espresso in questo modo, oppure all'estero. Cantoni svizzeri, devo dire con tutta sincerità, sono tre, Zurigo, anzi più che cantone proprio Zurigo, Basilea città, ma anche il cantone Argovia. Vi ho detto il tedesco e l'inglese, forse per la prima volta quest'anno, dopo anni, permettetemi l'espressione, di declino per la lingua francese, c'è un nuovo interesse, c'è circa un 15% che dice volentieri andrei comunque a migliorare le mie conoscenze in francese. Per quanto mi riguarda, devo dire, anch'io ho concluso la mia presentazione. Io personalmente non dovrei aggiungere i ringraziamenti già fatti, ma nel mio caso specifico ho sempre un grande e sincero ringraziamento. Io ringrazio questi 1100 giovani che, fosse solo per 5 minuti, ma hanno voluto rispondere a questo questionario che nessuno li obbliga. Quindi, e auguro il meglio del meglio a tutta questa gioventù molto dinamica dal mio osservatorio. E vi ringrazio. Grazie mille ai nostri relatori. Chiedo alle professioniste e ai professionisti dei media presenti in sala se ci sono domande. Se non ci sono domande, lasciamo spazio alle interviste bilaterali. Grazie anche a chi si è collegato e da parte nostra l'augurio di una buona giornata.